Siamo all'interno dell'asilo nido comunale e con noi abbiamo la responsabile dell'asilo nido, Romana Piccinini, alla quale chiediamo quali sono stati i lavori di ammodernamento dell'intero impianto. Allora, quest'anno l'amministrazione comunale ha voluto ristrutturare il nostro nido comunale e il mese di agosto, siccome noi facciamo un progetto di vacanze intelligenti per cui teniamo aperto anche 2 settimane in agosto, ci siamo spostati nella struttura a fianco che è la scuola materna statale e così hanno potuto fare questi lavori che erano stati proposti negli anni passati che però hanno visto praticamente essere effettuati adesso nell'anno 2011. E i lavori importanti sono stati quelli dove c'era un unico bagno dove tutti i bambini dovevano praticamente usarlo, nel senso che era una struttura vecchia e c'era questo unico bagno dove tutto il personale educativo con i bambini doveva fare riferimento. Sono stati creati invece 3 bagni nuovi, completamente nuovi, e per cui dando così più autonomia ad ogni sezione. Poi è stato fatto un altro lavoro importante che è quello che in una sezione che noi chiamiamo Orsetti c'è stata questa apertura verso l'esterno, per cui c'è questa porta che va direttamente sull'esterno e agevola ulteriormente l'aspetto educativo. 2 parole per quanto riguarda i ragazzi. Quanti sono complessivamente i bambini e il personale che li accudisce, quanti sono? Allora, i bambini sono a capienza piena 57 e il personale educativo sono 8 educatrici a tempo pieno più 1 educatrice a part-time che è Maria, che è anche colei che raccoglie le domande di iscrizione al momento in cui un genitore si avvicina al servizio. Una precisazione, i bambini sono tutti di Albino? I bambini sono tutti di Albino, sì. Perché so che prima c'era una convenzione con i comuni vicinori. Sì, c'era una convenzione col comune di Pradalunga che vabbè, non è più stata rinnovata e poi sinceramente il numero dei bambini che usufruisce dei posti a disposizione copre pienamente, nel senso che l'utenza di Albino, c'è tanta richiesta da parte dell'utenza di Albino. Chiudiamo con la dottoressa Donata Ripamonti per conoscere un po' le caratteristiche del progetto educativo. Sì, il progetto educativo dell'asilo nido di Albino parte da una idea fondamentale di Bambino condivisa da tutto il personale che lavora all'interno del servizio, ovvero tutti noi pensiamo che i bambini siano delle persone con bisogni, interessi e diritti e di conseguenza il nostro progetto educativo cerca di rispondere nella maniera migliore proprio ai bisogni, agli interessi, alle caratteristiche di ogni bambino. È importante che i bambini fin da piccolissimi vengano rispettati in queste loro caratteristiche. Un'altra idea fondamentale è quella di fare in modo che ogni bambino sia protagonista delle esperienze che vive, quindi si cerca in tutti i modi di rendere i bambini attivi e autonomi. Negli anni abbiamo imparato e abbiamo capito quanto i bambini, pur molto piccoli, riescono a essere autonomi e a fare da soli se sostenuti e incoraggiati dall'adulto, e questi sono i principi guida del nostro progetto educativo che poi cerchiamo di tradurre nell'organizzazione degli spazi, nelle proposte che vengono fatte ai bambini e anche nello stile educativo che ogni adulto utilizza quando interagisce con i bambini.